Andiamo. 3, 2, 1, go! Buonasera a tutti. Benvenuti e bentornati in questo magico locale. Il mio. Dico magico per un motivo semplice. Ogni volta che qualcuno viene a trovarmi, gli preparo qualcosa da bere e gli lascio un'esperienza nuova, un'emozione nuova, visto che sfrutta e utilizza tutti i sensi. Io ho preparato per Absolut un cocktail molto particolare, che viene realizzato con dei lamponi freschi, e ve li faccio vedere, sono freschi, della menta fresca, del finocchietto selvatico e dello zafferano in polvere. I pistilli li ho utilizzati solamente per guarnizione. Ok, il nome di questo drink è assolutamente naturale, perché ognuno di noi può preparare qualsiasi drink, ma ci vuole la sua particolarità, il suo estro, il suo stile, la sua caratteristica, che è un ingrediente fondamentale per poter realizzare un drink d'eccezione. E ognuno di noi è un ingrediente per questo drink. Bravo! O per i vostri drink. Signore e signori, andiamo a preparare questo drink. L'anima è Absolut Blue e Absolut Citron. Dammi volume per favore, che non lo sento, se no. Absolut Citron, aromatizzata al limone. Beppe, buon lavoro, bocca al lupo, crepi, ready, go! Che abbinato al finocchietto selvatico e alle zafferano sprigioneranno un profumo intenso, se ben equilibrati tra di loro. Se no io cosa sono qui a fare? Quindi questa volta ci riproverò e speriamo di passare anche questa sessione. Dai, dai, dai. Ci vogliono degli attrezzi importanti. Dicevo tutti, ma perché tremano quando vanno su? E non capivo. Adesso capisco perché. Assolutamente naturale, perché i prodotti che utilizzate, gli ingredienti, sono naturali. Ogni volta che si andrà a ricreare questo drink, sto parlando con te, ogni volta che quando andrai a ricreare questo drink sarà sempre comunque diverso e unico, perché gli elementi naturali, la ricerca e la selezione della materia prima è fondamentale. Un lampone può essere ben maturo, poco maturo, più rosso o meno rosso. Lo zafferano è quello, la menta più intensa o meno intensa, e il finocchietto quello biologico, calabro, se no non dai nessuna parte. Procedo aggiungendo della il tocco finale è lo zafferano, e ne basta veramente poco. Calibrare lo zafferano è un po' difficile, io ce l'ho fatta utilizzando il finale di questo cucchiaino. No, non vi spaventate, potete fare anche un applauso. Il gruppo di un caffè per far sì che i sedimenti lasciati dallo zafferano non vadano a finire sul fondo del bicchiere. Thank you.
questa puttana. Ce l'abbiamo fatta!